Ah, penso che sia stata una partita con diverse occasioni, sia da parte nostra che del Siena. Una partita aperta, dove il Siena subito all'inizio ha avuto una bella palla con Fegara, Megara, però poi siamo stati bravi dopo a sistemarci un attimino, a capire che il Siena cercava più che altro questi lanci lunghi per la sua velocità e siamo stati bravi a limitarlo. Abbiamo avuto buone occasioni anche noi per vincere la partita, non siamo riusciti a finalizzarle e veniamo a casa con un punto che a noi fa comodo, sicuramente al Siena un po' meno. Comodo anche perché fuori casa il Parma quest'anno ha avuto delle difficoltà, quindi questo è il quarto pareggio fuori casa, assieme alle due vittorie, insomma tutto sommato è molto positivo. Ma sì, di positivo c'è anche il discorso di aver fatto una buona gara contro un avversario che si giocava tutte le sue carte per raggiungere la salvezza, quindi oggi non era facile. Penso che abbiamo fatto una buona gara, però non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo cercare di fare ancora meglio, di qui alla fine cercare di migliorare soprattutto fuori quelle che sono state un po' le nostre lacune. Oggi siamo stati bravi, quindi continuiamo su questa strada. Niente gol subiti. No, questo è un dato positivo che fa piacere sia a noi che a Mirante dietro, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo dimostrato di grande professionalità di venire qua a giocarci la partita, come magari altri pensavano che venivamo qua a fare una passeggiata, così non è stato. Insomma, siamo contenti anche di aver dato una dimostrazione sotto questo aspetto. Ecco Alessandro, ti chiedessi un po' di esprimere un parere sulla bassa classifica, sulla situazione di bassa classifica, Siena, Genoa e Palermo, come la vedi? Ma io vedo una grande lotta fino alla fine col Palermo che è venuto fuori in queste ultime partite e tre squadre che si giocheranno i due posti rimanenti per la Serie A fino alla fine. Ecco, vedo onestamente un grande equilibrio e tutti, secondo me, tutti e tre hanno il 33% di possibilità di potercela fare. Invece a 39 punti, come trovare ancora stimoli in una classifica che tutto sommato è più che mai tranquilla per questo finale di stagione? Ma gli stimoli devono essere da parte di tutti, dentro di ogni singolo e poi di squadra, ogni singolo per cercare di mettersi in evidenza, i giovani e gli altri per cercare di finire il campionato alla grande come abbiamo fatto l'anno scorso. Non bisogna assolutamente accontentarsi di arrivare a 40 punti perché sarebbe deprimente, no? Noi bisogna cercare di fare il massimo e tirare fuori il massimo da ogni partita. Abbiamo la fortuna di avere una classifica tranquilla, quindi abbiamo anche una mentalità positiva per poter affrontare ogni singola partita al meglio, cercando di fare risultato piano come abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso ci è riuscito bene, cerchiamo di ripeterci anche quest'anno. Grazie.